Ciao a tutti i fan della pagina dell'Orto Dio e a tutti gli amici dello sciamano. Stavo per far partire la sesta parte della rubrica Cambia Vita e vi volevo far vedere un po' di frutta, tipo quel fico laggiù, tipo questo oliva qui. Poi però ha cominciato a piovere, quindi me ne sono dovuto rimanere sotto la mensilina. Perciò oggi parliamo di proteine animali, perché la classica domanda che viene fatta ai vegani è: dove le prendi le proteine? Innanzitutto, se uno volesse essere vegano, vegetariano, ci sono molti modi per sostituire le proteine animali, a partire dai legumi e dai cereali e dalla frutta secca a guscio e a molti altri cibi preparati, il tofu, il seitan, più che altro il muscolo di grano. Io però non sono vegano e infatti anzi farei bene, se volessi mangiare carne, ad allevarmi anche i miei animali da carne, se volessi usare latte e latticini ad allevarmi i miei animali, quella sarebbe la cosa migliore per sotto vari punti di vista. Per ora non lo faccio, ma una cosa molto più semplice che faccio è avere delle belle gallinelle. Ed ecco qui le bellissime gallinelle dell'Orto Dio. Ciao ragazze, che stanno mangiando delle patatine della specie di Fonsis, che si erano, visto come gli piacciono, al mais, che si erano fatte cattive, si erano fatte secche. E quindi, come la pasta che era scaduta, loro gli si danno un sacco di cose, ti aiutano a smaltire il compost. Già qui all'Orto Dio non butto, quando arrivano quelli della Mondezza tutte le mattine, io non butto l'organico perché c'ho la compostiera, e infatti c'ho anche un grosso sconto sull'immondizia. Qui paghiamo una cinquantina di euro l'anno di tasse di immondizia, non di più. Però l'immondizia organica che separiamo per ributtare poi nella compostiera, nel terreno, la dividiamo, e quella, tutto ciò che può piacere alle galline, per esempio loro adorano le bucce delle patate, quando devo sbucciare le patate poi le bucce gliele metto direttamente lì. E mangiando tutti questi carboidrati, poi c'ho il grano da dargli, c'ho il misto per i polli, vari semi diversi, ma soprattutto loro di giorno razzolano. Loro stanno in questo recinto che è coperto, anche il soffitto, vedete c'è la rete anche sul soffitto per evitare le volpi. Laggiù hanno anche una piccola copertura per il freddo, delle casette con della paglia. Loro di notte stanno qui, che questo recinto sono più di 25 metri quadri. Loro sono in 5, quindi hanno più di 5 metri quadri a testa, ma la notte. Poi il giorno io le lascio libere di andare a razzolare dove vogliono. Questa cosa è un po' pericolosa perché non adesso, ma in periodi tipo aprile-maggio è pieno di volpi che girano e poi facilmente si prendono le galline. Però è la natura che funziona così. Nel frattempo, da adesso fino a che non moriranno le galline, mi fanno le uova. E non certo, se io avessi voluto avere il massimo delle uova avrei potuto comprare delle piccole galline da uova. Io ho preferito, non voglio finanziare gli allevatori di polli, ho preferito comprare queste galline da un allevamento intensivo di uova, perché loro le galline non le vendono come prodotto, le vendono come scarto industriale dopo un anno di produzione, perché producono meno uova. E quindi queste galline si sono fatte un anno, più di un anno di gabbia molto stretta, di luce accesa tutto il giorno, mangimi appetizzanti, non una bella vita insomma, e adesso rischierebbero di finire in un piatto o da qualcun altro che le sfrutta. Beh, io almeno le sfrutto di meno. A parte che prendo le loro uova, cerco di lasciarle libere e di fargli avere una vita più naturale possibile. E quindi io sinceramente non compro le uova, non sono anni che non compro le uova al supermercato,
vado avanti solo con le uova delle mie galline. E la proteina dell'uovo è considerata proprio la migliore. Ultimamente si è scoperto che anche il rosso, anche il colesterolo che c'è nell'uovo non è dannoso, è di quello buono, quindi si possono tranquillamente mangiare 2 uova al giorno, ma anche 3 o 4 se sono le uova delle tue galline. E questa può essere una delle più importanti fonti di proteine, perché la proteina dell'uovo è completa, c'è tutti gli aminoacidi essenziali, è considerato che vale 1. Poi l'altra carne, gli altri latticini, le altre cose proteiche, gli viene dato un valore che arriva fino a 1, dove 1 rappresenta la proteina dell'uovo, che è il massimo. Quindi se ti mangi tutti i giorni un paio d'ovetti, con le proteine stai tranquillo. Cioè, anche perché io non è che sono un atleta che c'ho bisogno di chissà quante proteine. Però ecco, questo può essere un semplice trucco per avere sempre delle buone proteine di qualità. Io vi consiglio sia le galline sia altri animali, se ce li avete, di curarli bene, di fare uno scambio, di ricordarsi che gli animali sono esseri senzienti e che gli animali, insieme con le piante, insieme con i funghi, creano tutto un ecosistema di cui noi facciamo parte, che non dobbiamo depredare, ma dove dobbiamo sì nutrirci, dove dobbiamo vivere comodamente, ma dove dobbiamo cercare di collaborare, capire le cose come funzionano, cercando anche di fare meno danni possibili. E queste galline oggi mi hanno fatto 3 ovette, ne fanno dei giorni 3, dei giorni 4, non ne fanno 5 perché appunto non hanno più prestazioni massime, se no se le terrebbero ancora poverine nell'allevamento intensivo. Però per un po' di anni continueranno a fare uova. Poi quando invecchieranno faranno solo i bisogni, ma i bisogni delle galline sono ultra fertilizzanti. Casomai ci aveste un uliveto e voleste far partire una produzione che vi costa poca fatica, c'è una bellissima consociazione che si usa soprattutto in Toscana: ulivo, asparago, pollo. Piantate una pianta di asparago selvatico sotto ogni ulivo, recintate bene il terreno e ci mettete tutti i polli. I polli mangeranno più o meno tutto, ma non daranno fastidio né all'ulivo né agli asparagi perché non gli interessano. E quindi voi tutti gli anni raccogliete le uova tutto l'anno, gli asparagi tra marzo e maggio, l'uliva a ottobre-novembre. I polli vi fertilizzano il terreno, vi tengono puliti il terreno e beh, chi c'ha un uliveto ci pensasse, ma comunque tutti quelli che vogliono cambiare vita pensassero a tenersi delle galline, anche se stai in città e c'hai, non lo so, un piccolo balcone, te la puoi tenere una gallina se vuoi, ci fai amicizia, può anche essere un animale da compagnia, tanto quanto un cane o un gatto, però ti fa pure l'ovetto. Niente, io ti mando un saluto dalle gallinelle produttrici di uova. Loro sono delle gran lavoratrici qui, come i pannelli producono corrente tutte le volte che possono. Loro stanno qui pum 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 a sparare tutte uova e noi se le mangiamo. Niente, per oggi vi saluto. Il consiglio della giornata è stato trasmesso. Non parleremo di altri tipi di allevamento animale per ora, pesce, carne, latticini, perché io queste cose per ora non le faccio, quindi niente, parleremo di agricoltura e di altro. Per ora vi saluto, buona giornata a tutti, buone cose dallo sciamano. Ciao! Questo è il metodo per evitare che le galline ribaltino, si infilino coi piedi nelle ciotole dell'acqua e del mangime, le ribaltino. In questo modo infilano la testa, ma non possono passare con il resto del corpo. Ciao!